L'altro B è lo spazio dedicato della web TV al Second Stage, ma quest'oggi facciamo un salto nella musica indiana. La parola di oggi è raga. Particolari strutture musicali che seguono precise frasi melodiche durante l'esecuzione. Per ogni scala sono innumerevoli e nella pratica sono circa un centinaio. La musica classica indiana è una musica integrata con la storia della civiltà indiana. Non è mai scritta ed è sempre improvvisata sulle regole del raga. Il sitar è lo strumento più utilizzato, è uno strumento a corde, ne ha ben 20, 7 vengono pizzicate e 13 sono di risonanza, che rendono la musica sempre più dolce, più forte, amplificata e contemplativa. La concezione del tempo è ciclica ed è veramente importante, può essere di tre livelli, quelli più riconosciuti sono quelli di tipo giornaliero o stagionale. Quindi per ogni tempo, per ogni momento, per ogni attimo, c'è la musica giusta indiana da ascoltare. Gli artisti dell'epoca classica vivevano in modo casto e austero ed erano pronti a sacrificare qualsiasi cosa per la musica. Venivano considerati membri d'élite e ancora oggi pare essere così. L'Holi avviene la notte successiva alla prima notte di luna piena ed è una delle più famose celebrazioni dell'India settentrionale. Durante questa celebrazione le persone festeggiano la vittoria del bene sul male e l'arrivo della primavera. Tanta anche la musica, ma la cosa più importante è che in questo giorno non esistono caste o distinzioni sociali. Un saluto da me e da Christian, voi continuate a seguire lo Sherwood Festivals.